Conosciamo oggi il nuovo presidente onorario della Terraquilla Endol Carpi, Filippo Mattioli, imprenditore modenese che ha scelto di scendere in campo e metterci la faccia in prima persona per una delle realtà d'élite della provincia di Modena. Sì, io e mio papà diciamo che crediamo molto nella squadra che è stata costruita quest'anno da Cerchiari e anche dal presidente. E abbiamo deciso diciamo di proseguire con l'avventura della pallamano perché crediamo tanto anche in quest'anno che i risultati saranno molto soddisfacenti perché il lavoro davvero fatto da Cerchiari dal punto di vista della campagna acquisti ci interessa davvero tanto e siamo sicuri che i risultati saranno eccellenti. Sostanzialmente è stata data una sorta di ufficialità o un qualcosa che poi c'è sempre stato, perché come famiglia Mattioli a livello di pallamano siete sempre stati molto vicini, ma presenti soprattutto perché le telefonate erano abbastanza ricorrenti nel corso della settimana ma anche e soprattutto da Claudio, che è sempre molto presente e insistente, perché diciamo lui ha una grande passione per la pallamano e si vede, e il lavoro che sta facendo e mettendo in gioco è davvero notevole. E questo sport diciamo che inizialmente come passione per noi è entrato un pochino in sordina, se si può dire, però dopo la prima stagione quest'anno vedo che ci piace sempre di più anche seguirlo, infatti siamo sempre alle partite. Le partite che sono state finora tre da Terraquilla Endol Carpi, tre partite con una sosta in mezzo perché il calendario la chiamava, tre vittorie nette, soprattutto vedevamo in tribuna, sei rimasto particolarmente soddisfatto dell'ultima contro Ancona? Soprattutto dell'ultima, che mi ha fatto partire con un po' diciamo di titubanza, ma ero sicuro che l'allenatore, le scelte che aveva fatto erano giuste. E infatti, come avevo già detto, la squadra è venuta fuori proprio nel secondo tempo, dove si è visto i risultati che i ragazzi insieme all'allenatore sono riusciti ad arrivare e hanno proprio cambiato anche dal punto di vista caratteriale rispetto all'anno scorso. Vedo proprio che quest'anno c'è un gruppo coeso e sicuramente insomma il risultato è stato ci aiuta poi nel senso a farci parlare perché veramente è stato un grande risultato, quasi inaspettato, con un gap di reti notevole. Una squadra costruita quest'anno per 10 quindicesimi di nuovo, di fresco, sono arrivati tanti giocatori che poi approfondiremo, sappiamo che insomma ti stanno già piacendo molto, è cambiato anche il capitano, uno di quei giocatori, Andrea Basic, che era qua da più tempo, un giocatore che pare molto cambiato anche dal punto di vista caratteriale, è lui il vero leader del gruppo. Molto cambiato, l'anno scorso sì, forse diciamo non aveva il carattere giusto, era un bravissimo giocatore, però quest'anno vedo che ha preso proprio questa responsabilità a cuore. E infatti confrontandomi durante le partite anche con lui vedo che proprio è preoccupato, ma sente anche il peso della responsabilità di portare avanti la squadra. Ma insomma io sono convinto che la scelta fatta, che è una scelta fatta dai ragazzi di mettere come capitano Andrea Basic, diciamo che è stata molto, molto, molto giusta secondo me. Allenatore nuovo anche oltre ai giocatori, un allenatore che ha scaturito la curiosità del mondo della pallamano quest'estate quando c'erano i rumor di una trattativa avviata con il DS Claudio Cerchiari, un allenatore che però ha mantenuto finora le premesse dando una svolta alla squadra anche dal punto di vista tattico, una squadra che gioca in maniera molto più veloce, molto più votata al contropiede, ma adesso le prossime due partite, Amber Romagna, diranno veramente se la svolta di Sasha Ilic avrà veramente influito sulla squadra. Sono due partite abbastanza importanti e decisive. Sono convinto però che, come ho detto prima, le scelte del nostro allenatore lo vedo molto, molto deciso e molto fermo. Ha cambiato notevolmente volto alla squadra e sono certo che i risultati saranno positivi. Tu sei un imprenditore molto giovane, con grande passione per lo sport, ma il tuo vero amore riguarda il motociclismo, mi pare di aver capito. Sì, insomma, però diciamo che è un hobby perché insomma ogni tanto alla domenica mattina mi concedo qualche giro in moto per i boschi, visto che mi piace tanto la natura, e è una passione questa che è nata qualche anno fa e sto cercando di portare avanti insieme anche altri amici, che anche qui è un gruppo che, con cui ci si diverte più che si va in giro in moto, e allora mi piace tanto.
Tornando sulla pallamano, la scelta anche della pallamano carpi, della terapia di endocarpi di andare a Cavezzo è una scelta che diventerà operativa dal 14 novembre nella sfida interna contro Bologna, che sarà un po' il battesimo di carpi a Cavezzo. Come hai vissuto questo passaggio che ha operato la tua dirigenza in estate e quali sono le tue considerazioni? Ma sicuramente insomma è una scelta che è stata fatta dal punto di vista un po' per provare anche a decentralizzarsi un pochino di più e quindi per far conoscere ancora di più la pallamano. È una scelta secondo me giusta, però noi insomma fondamentalmente siamo sempre Terraquiglia e Carpi, quindi Carpi e Cavezzo, cioè, sono una cosa sola. Dal punto di vista istituzionale hai visto molto interesse attorno alla tua squadra, sia dal punto di vista di due sindaci di Carpi e Cavezzo, sì, ma anche e soprattutto del vescovo, che è grande tifoso della Terraquiglia Carpi. Questo certamente inorgoglierà te e la tua società. Assolutamente sì, infatti sono due persone che, con cui ci confrontiamo anche quando ci vediamo per qualche cena, oppure anche durante le partite, perché l'ultima partita c'era anche il sindaco e l'ho visto molto un tifoso, anche lui molto, molto preso. Non riusciva a star fermo perché vede anche lui nella pallamano uno sport giusto e soprattutto per portare avanti anche il nome di Carpi, che Carpi insomma è una città adesso che sta diventando sempre di più importante dal punto di vista sportivo. La tua società, e poi andiamo verso la conclusione della nostra intervista conoscitiva, si muove molto non solo per quanto riguarda la prima squadra e per il settore giovanile, che lo ricordiamo uno dei pochi comunque ad essere accessibile proprio davvero a tutti, ma anche dal punto di vista delle scuole per creare ulteriore radicamento sul territorio. Questa è una scelta che insomma tu, è stata una delle prime cose che hai guardato quando hai scelto di entrare proprio in prima persona in dirigenza all'interno della Terraquiglia Carpi. Sì, perché lo sport soprattutto nei giovani è importantissimo perché aiuta a formare anche il carattere, perché aiuta soprattutto a fare crescere la persona e a fargli capire che sei in un gruppo, sei in una squadra. E anche nel mondo del lavoro non c'è un singolo, si lavora sempre in gruppo per cercare di arrivare a un unico fine. E quindi secondo me è una cosa molto importante. Poi il lavoro che sta facendo la società è davvero notevole, perché insomma bisogna cercare di appassionare anche questi ragazzi al mondo della pallamano, che è un mondo secondo me molto, molto sereno e molto pulito, che è davvero una cosa molto bella quella che si sta facendo. Ultimissima, caro presidente onorario, concludiamo parlando anche delle tante richieste che sta avendo la sua squadra sul territorio. Sono addirittura 13 le scuole che hanno fatto richiesta di avere corsi di pallamano al proprio interno, che sono gestiti direttamente dai giocatori. Tante realtà anche a livello di gala, a livello di ospitate, chiedono i suoi giocatori. Insomma, immagino che questo sia motivo di ulteriore orgoglio. Molto orgoglio, perché vuol dire che probabilmente insomma anche le scelte che sono state fatte prima sono quelle giuste, e il fatto che anche le scuole si interessino è sicuramente importante, perché vedono anche loro nella squadra di Carpi una squadra seria che può aiutare a fare un percorso anche per i ragazzi delle scuole. In conclusione, insomma, magari un bello spot, un bel proclama per tutti i tifosi della Terraquiglia del Carpi che hanno gremito le prime due partite interne del Pallavallauri. Ci si auspica chiaramente che questo seguito aumenti per trascinare la squadra a obiettivi importanti. Assolutamente, aspettiamo tanti tifosi anche quando saremo poi a Cavezzo, per cercare di portare avanti e caricare ancora di più i nostri giocatori, perché e alla fine i giocatori hanno bisogno anche di tutti i tifosi, ogni singola persona è fondamentale per portare avanti tutta la squadra e far sentire ancora di più gruppo tutti i ragazzi. Quindi noi insomma non speriamo, siamo convinti che otterremo dei buoni risultati alla fine della stagione, e dobbiamo tutti insieme cercare di arrivarci.